Siamo con l'assessore Alessandro Piana della Regione Liguria, vicepresidente, assessore appunto alle politiche agricole, giusto? Dunque, sono passati 5 anni dalla scorsa edizione di Euroflora, inizio mandato diciamo anche per il Comune di Genova, per il Sindaco Bucci, questo dopo 5 anni si ripete sempre nella stessa location. Che significato ha? Tanto un significato importante perché segna la ripresa, segna veramente il restart della Regione Liguria e lo fa con dei numeri importanti. Sono più di 1 milione di piante presenti, è una fiera che diventa finalmente internazionale, espositori da tutta Europa, da tutto il mondo e soprattutto grandi numeri per quanto riguarda gli spazi di Regione Liguria. 3.450 metri quadrati di fiori, 57.000 vasi, 25.000 aromatiche che caratterizzano un pochettino quelle che sono la mission di questa Euroflora 2022, che è legata all'ecosostenibilità e alla difesa della nostra biodiversità. Quindi lo abbiamo voluto fare celebrando quelle che è un grande patrimonio di Regione Liguria, ovvero le aromatiche. Non c'è ligure che non abbia sul proprio terrazzo, nel proprio giardino, esatto, una piantina di basilico, di salvia, di alloro, di rosmarino. Quindi grande importanza alle aromatiche, anche perché a livello regionale come export sono circa 102 milioni i vasi di aromatiche prodotti tutti gli anni. Quindi questo grazie alla tenacia, alla caparbietà dei nostri imprenditori e soprattutto anche alla fantasia dei nostri ibridatori per quanto riguarda il settore floricolo, che è sempre trainante per quanto riguarda l'economia agricola di Regione Liguria. Ecco, è anche una bella vetrina per il turismo. Ci sono tanti turisti che verranno a Genova a visitare questo evento e ovviamente non solo Genova ma anche tutta la zona del limitrofa. Ecco. Anche per quanto riguarda il turismo, che importanza ha? È una grande importanza perché saranno decine di migliaia i visitatori che verranno in occasione di Euroflora nello specifico, quindi se lo merita la Liguria, se lo merita il Comune di Genova, se lo meritano tutti gli espositori, i 2000 e più operatori e operai che hanno lavorato incessantemente in questi giorni, i 400 ragazzi dell'Istituto di Agraria Marsano, se lo meritano veramente tutti quelli che hanno creduto in questa manifestazione e hanno iniziato a progettarla quando i tempi, ovvero l'anno scorso, erano ancora incerti per quanto riguarda il distanziamento sociale. Per fortuna i grandi spazi oggi che sono stati progettati in allora ci permettono di usufruirne in maniera forse più facilmente e più agevole, e quindi godiamoci questa edizione 2022 di Euroflora che nasce sotto i migliori auspici. Benissimo, allora ringraziamo l'assessore Piana e auguriamo buon proseguimento per la manifestazione. Grazie. Buona giornata, grazie.